Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Come cambiano i punti di vista se solo abbiamo delle informazioni in più? Ricordo una cosa che mi fece imbestialire parecchio tempo fa. Nella città dove vivo, a Milano, esiste un servizio dell'AMS che permette di smaltire rifiuti ingombranti come mobili, piccoli mobili, sedie, divani, oggetti di questo genere. E avendo risistemato una parte della casa, abbiamo dovuto smaltire alcune di queste cose. Allora, il meccanismo è questo: si fissa un appuntamento, in genere si concorda un giorno della settimana in cui già vengono a fare dei ritiri, in modo tale che si possa lasciare l'oggetto in questione alla sera, vicino a dove passano a ritirarlo, alla mattina, allora molto presto, passano a ritirare il tutto e quindi la cosa avviene. E così infatti facciamo. Mi carico in macchina questo pezzo di mobilia, arrivo sul posto corretto, apro il cofano, scarico vicino al luogo che ci è stato indicato e mentre faccio questo, mentre sto scaricando il mio rifiuto ingombrante, vedo una persona che passa, mi guarda con un disprezzo notevole e scuote la testa. E lì la mia parte più fumina emerge immediatamente. Lo affronto. Mi chiedo se avesse dei problemi, se ci fosse qualcosa di particolare. Gli spiego in maniera un po' vivace, diciamo così, quello che stava accadendo, e cioè che quello era un ritiro concordato con l'AMSA, e lo invito caldamente a farsi i fatti suoi. Quante volte mi è capitato di fare la figura di questo signore? Quante volte mi è capitato di emettere un giudizio senza avere tutti i dati a disposizione, senza sapere cosa stesse realmente capitando, senza capire che quell'azione, slegata da una intenzione, da una circostanza, fosse di per sé perfettamente corretta. Io stavo attribuendo delle intenzioni, delle circostanze sbagliate a delle azioni che avevano piena, non soltanto liceità, ma anche moralità. La filosofia ci insegna infatti che per valutare un'azione dobbiamo considerare tre elementi e a volte questo ci sfugge. L'elemento sono l'azione in se stessa, le circostanze e le intenzioni. Camminare in per sé non è un male, ma se io cammino per andare a commettere un crimine c'è qualcosa di sbagliato in questo. E se le circostanze fossero che se non commetto quel crimine qualcuno uccide la mia famiglia perché è sotto ricatto, beh allora cambiano ancora le circostanze che danno una valutazione sull'azione che sto commettendo. Questo credo che valga sempre. Lo dobbiamo avere presente con gli amici, nel lavoro, con le persone, con tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare con noi. Perché senza una chiara comprensione del problema, senza avere tutti gli elementi sotto mano, diventa molto molto complicato poter ragionare e poter emettere un giudizio, sempre ammesso che vada emesso, il giudizio ci mancherebbe altro, ma comunque avere una visione chiara di quello che sta accadendo. Che cosa ne pensate? Io vi do appuntamento domani per un altro caffè, intanto vi ringrazio e vi invito caldamente a visitare la mia pagina paolopugni.it. Arrivederci a tutti.